Nella mattinata di giovedì 28 marzo sono stati inaugurati i due defibrillatori acquistati dall'amministrazione comunale di Ozegna. Il primo è stato posizionato presso le scuole elementari, mentre il secondo è stato posto all'esterno del palazzetto sportivo Natalina Marena. All'inaugurazione, presso il centro sportivo, oltre all'amministrazione comunale, sono intervenuti i bambini della scuola primaria e dell'infanzia, con le docenti e la dirigente scolastica Filomena Filippis, nonché Don Luca per la benedizione. Il sindaco Sergio Bartoli ha sottolineato nel discorso ufficiale che si augura siano soldi mal spesi, nel senso che non li si debba mai utilizzare. Successivamente ha rimarcato che non può che essere orgoglioso per aver insistito affinché si offrissero questi defibrillatori alla cittadinanza. Infine ha ringraziato assessori e consiglieri, le maestre, la dirigente scolastica, il parroco, le associazioni e tutti i dipendenti e funzionari comunali. Al termine dell'inaugurazione è stato offerto un rinfresco a cura della Proloco. Sabato prossimo, 30 marzo, nella mattinata, partiranno i corsi di abilitazione all'uso del defibrillatore, rivolto alle maestre e alle associazioni.